Salve care amiche ed amici di YouTube, sono almeno 2 o 3 giorni che vorrei registrare qualcosa ma non trovavo tempo. Mi fa piacere che mi continuate a seguire. Qui vi parla il vostro Sant'Enchan e beh, partiamo con il tema del giorno. Già da molti mesi, se non anni, ci giungono notizie di tragici conflitti dalla Libia, tragici conflitti nei quali nessuno vuole più intervenire, anzi tutti se ne considerano vittime, tutti gli europei per esempio. Dopo l'attentato nella sua ambasciata, gli Stati Uniti in pratica consigliano a tutti i nordamericani di ritirarsi dalla Libia, gli italiani anche non ci sono più, non ci siamo. E i francesi anche. Tutto questo dopo che, grazie alla così nota, mal nota come primavera araba, che dovrebbe essere una primavera occidentale o una primavera europea, ci facevano credere che erano dei civili che manifestavano pacificamente contro il dittatore Gheddafi, e che lui li reprimeva sanguinariamente. Invece poi ci siamo accorti che i civili avevano dei bazooka, che erano magari generali dell'esercito di Gheddafi, e che non erano così tanto innocenti. E adesso ci si mette il fondamentalismo, ma addirittura un fondamentalismo che va oltre Al Qaeda, perché ci sono 1000 denominazioni fondamentalistiche, e adesso fondamentalmente addirittura bruciano tutto il petrolio nel nome del quale si è fatta la guerra in Libia. Quindi con che ci ritroviamo? Con che la gente è torturata e uccisa, ci sono solo fazioni in lotta in Libia. Adesso non ci sono più civili innocenti da salvare, perché sembra che già se ne siano scappati. Adesso i telegiornali della RAI ci ripropongono delle immagini nelle quali ci sono soltanto mercenari e combattenti rivoluzionari in Libia. Quando, certo, non che io voglia appoggiare il governo di Berlusconi, nell'ultimo e nel primo, però tutti quelli della sinistra dicevano: non è giusto, Berlusconi che abbraccia e bacia Gheddafi, che figura facciamo? Guarda la Merkel come ride di Berlusconi. Guarda Sarkozy come ride di Berlusconi. Ecco, loro non l'abbraccerebbero mai. Poi si è scoperto che Sarkozy ha sofferto un finanziamento nella sua campagna elettorale da parte di Gheddafi, e poi si è scoperto che loro volevano fare guerra per interessi petroliferi, proprio gli stessi interessi che vanno in fumo perché i bravi rivoluzionari, le vittime di Gheddafi, gli stanno dando fuoco a tutti i pozzi petroliferi della Libia. Adesso chiamano l'intervento internazionale perché gli è scappato l'incendio di controllo. Però in pratica che è successo? Che Gheddafi reprimeva ed uccideva gente. Purtroppo è vero, però ne ammazzava, non so, al massimo 1000 l'anno, 2 al giorno, 900 all'anno. Adesso invece ne muoiono 1000 al giorno. Poi che c'era una parte della popolazione che viveva di stenti. Adesso in cambio, grazie all'appoggio e all'intervento della NATO, soprattutto dei francesi, dei franciuti e degli europei, incluso gli italiani, ahimè, di gente marginale che muore di fame ce ne sono tutti. Cioè, bisogna vedere adesso chi sta bene: nessuno. E quindi sono questi interventi mirati di aiuti umanitari che si va lì con dei caccia, con dei cannoni, con dei sottomarini atomici a dare l'aiuto umanitario. E perché bisogna appoggiare l'aiuto umanitario? Grazie. È come se Hitler avesse chiamato cinicamente la sua campagna di Polonia aiuto umanitario ai polacchi. Aiutiamo la cavalleria polacca che a stenti va avanti. Dice come? Ratatatatatatatata. Beh, ecco, questo che pensavo oggi.
guardando per l'ennesima volta come bruciano i pozzi di petrolio, come saccheggiano il paese, come gli europei se ne sono dovuti andare, gli occidentali, però come non erano andati lì ad aiutarli. Adesso te ne vai quando si inasprisce il combattimento. Hanno visto che non si può più levare il petrolio, che il petrolio lo stanno bruciando tutto. Non si sa chi vincerà, perché è una lotta fratricida fra piccole bande che vogliono andare al potere. Magari vincono per un giorno, un altro viene un altro al potere. Si sta frazionando la Libia, che poi erano 1000 etnie diverse, con rischio per giunta che questo cancro bellico si diffonda nella regione. Tanti focolai di guerra, perché ci sono tante piccole bande terroristiche che si stanno formando lì e che poi, come le cellule del cancro, si diffondano in tutto il Maghreb, eppure anche facendo magari atti di terrorismo isolatamente in tutto l'Occidente. Quindi la Libia è diventata come l'Iraq e come la Siria, un luogo d'addestramento per i terroristi di tutto il mondo, pure magari per terroristi occidentali. E per fortuna che si voleva dare un soccorso a quei poveri civili martoriati che chiedevano libertà, pace e democrazia nella primavera araba. Adesso non si parla più di primavera araba, del fatto che vogliono importare con i Twitter e tutto il resto la democrazia nelle loro terre. Basta, sparito tutto. Una volta che è iniziato il processo, i paesi occidentali che hanno fatto per appoggiare i popoli che volevano democrazia? Gli hanno venduto armi. E poi si scopre che, per esempio, l'attentato nell'ambasciata nordamericana è stato perpetuato da professionisti della guerriglia, e lo credo. Prima li addestrano, gli danno armi e poi fanno quello che cazzo vogliono con le armi. Non è che vanno a imporre la democrazia ai tiranni che tu gli dici dall'Occidente. E visto che hanno le armi, visto che hanno i miliardi di dollari con che gli hai finanziati, a un certo punto gli viene un colpo di genio e non solo fanno quello che vogliono e impongono il regime che vogliono, ma addirittura ti fanno guerra a te, che gli hai dato le armi e i soldi. Chi genera questi mostri, se non il proprio Occidente, nel suo tentativo di controllare i popoli non occidentali? Poi ci lamentiamo. Vabbè, ma saremo scemi, comunque ce lo meritiamo. Prima di intervenire, ah, si fa presto, Gheddafi ammazza tutti quelli che vogliono emigrare in Occidente, li tiene nelle carceri, li tortura a morte. Vabbè, quanti torturava lui? Milioni? No! Adesso quanti muoiono in Libia? Che non li ritiene più nessuno nelle carceri, perché direttamente non vanno in Libia per venire a Lampedusa, vanno in altre parti. Adesso, certo, non c'è più il problema dell'immigrazione attraverso la Libia. Adesso sono i libici che direttamente vengono in Italia, gli altri migrano attraverso Tunisia, Marocco, Algeria, sempre che le bande terroristiche che si allenano nella guerra civile libica non vadino a esportare in Algeria, Marocco, Tunisia, Egitto, l'esperienza che hanno, perché si sa di terroristi che vanno e vengono, sono pendolari fra Libia, Siria e Iraq. Più focolari di guerra intervenendo, Occidente crea, destabilizzando governi che fino a ieri lo appoggiavano a Gheddafi, poi l'hanno destabilizzato perché voleva adottare l'euro o l'oro, la moneta oro, e lasciare il dollaro. Più si creano fuochi di guerriglia con le intervenzioni occidentali, e più Occidente ci avrà dei nemici da affrontare, perché lì apertamente possono addestrarsi alla guerra. È pazzesco. Beh, Italia è riuscita a avere delle relazioni amichevoli con la Libia e perseguire i francesi
abbiamo rovinato tutto il lavoro diplomatico e politico che abbiamo costruito in decenni. Almeno quello aveva di buono la Prima Repubblica. Craxi, Andreotti erano corrotti, ma avevano una loro linea politica. Dopo, la Seconda Repubblica ha portato a questo, a non avere una linea politica, a seguire i francesi, gli inglesi, gli statunitensi, i bielorussi, i russi. Adesso stiamo nella terza politica, che dopo la tragedia del fascismo, molti dicevano che la Prima Repubblica era una farsa, invece no, era ancora seria. La Seconda Repubblica un interludio, perché è durato poco, dal 92 alla caduta di Berlusconi. E quando entra Grillo, che veramente si sta nella farsa. Io ancora aspetto che realizzino quelli del Movimento 5 Stelle un cambiamento, con o senza Grillo, ma si decidano, perché così non si può andare avanti. Si sta addirittura rimpiangendo le cose buone che si facevano durante la Prima Repubblica, ma te ti rendi conto a che ci portano? Vabbè. E io che sento che Italia non ha una posizione su quello che bisogna fare nel Mediterraneo. Non abbiamo una posizione su nulla. Ma è possibile che si peggiora in Italia? Non che si migliora. Almeno Andreotti c'aveva una politica internazionale da seguire. Almeno Aldo Moro c'aveva una politica internazionale a quale ispirarsi. Almeno Craxi c'aveva una politica internazionale alla quale ispirarsi. Che poi erano politiche cattive, non c'è nessun dubbio. Durante la Seconda Repubblica invece c'è stata un'assenza dell'Italia mostruosa. E adesso che politica ci abbiamo? Addirittura chi ci dà speranza? Beppe Grillo perde mezz'ora dei suoi comizi a fare battutine su Fufi, sul cagnolino di Berlusconi, non so come si chiama, Dupi, Fufi, mezz'ora di show. Questo mi lascia costernato. Prima i politici facevano i pagliacci, adesso scopriamo di avere una delle persone più influenti che è stato un comico e magari continua a fare il comico nella politica, per non dire il pagliaccio. Fa la critica alla politica, va bene, però fa dei deliri, fa dei discorsi di 3 ore stralunando. Ma che ci parlino un po' del vero programma del Movimento 5 Stelle, io ancora non l'ho capito. Fare resistenza a quello che vogliono fare PD e PDL, vabbè. Ma come si può fare vera resistenza? Conquistando le strutture e le infrastrutture burocratiche dei partiti politici e dei funzionari del sistema nel territorio. Diamogli tempo. Ma io vorrei vedere il mio paese risorgere adesso, non fra 20 o 30 anni. Io già fra poco ci avrò una 50ina d'anni. Quando si cambierà il nostro paese? Quando ne avrò 100? E no, cazzo, voglio ancora stare in vita, per dire. Mi ricordo della mia infanzia, però adesso sì che si sta bene. Ma non voglio aspettare 5-15 anni per stare nelle stesse cose. E da quando è arrivato Beppe Grillo le cose si danno volta una e un'altra volta, si volgono, ma sempre stanno nella stessa mischia. E basta. E poi ecco. Ma l'Italia è matura, l'Europa è matura, come per non seguire al Sarkozy di turno nell'avventura libica, a portare le primavere arabe in giro per il mondo e a far sorgere le guerriglie che ci minacciano nel nostro stesso territorio, nel nostro stesso Mediterraneo. Ecco a che è servita la primavera araba. L'avessero lasciato in pace Gheddafi, a quest'ora
non sarebbero arrivati tutti gli immigranti che sono arrivati, e non ci sarebbe stata un'emergenza umanitaria che, grazie al fatto che si ha voluto liberare i libici da Gheddafi, adesso muoiono come mosche. Prima no, prima un migliaio all'anno ammazzava. Certo, era un crimine, era ingiusto, ma adesso quante migliaia muoiono alla settimana? Neanche si dice. E per portargli la pace e la libertà e la democrazia, si è tolto un regime che era cattivo, antidemocratico, che li teneva arretrati, e adesso si vede il progresso che hanno, perché hanno tutte le migliori armi dell'Occidente. Ma hanno pace, hanno libertà? No, non c'è zona che adesso stia tranquilla. Vendette, omicidi, ritorsioni. Ma ci è convenuto veramente a noi italiani andare in Libia a portare la democrazia? Ecco, quindi cerchiamo di pensare due volte prima di intervenire, dove intervenire. In Siria non siamo andati, e lì sì che c'è un grave problema. Invece in Libia no, lì dovevamo non andare. Vabbè, poi che altro dire? Perché dipendendo dalla disponibilità e dalle idee che mi vengono, dico: ma faccio un video, ma non faccio un video, non so. E adesso mi veniva da dire questo, perché ci pensavo questa mattina, però stavo fuori casa e già filmo adesso. Poi ho tante cose da fare. Intanto, come vedete, mi sono cambiato. Certo, non i pantaloni. Io amo portare molto tempo le stesse cose, anche perché ho poche cose. Quindi adesso ho cambiato canottiere e camicia, le lavo quelle che ho cambiato. Forse fra un mese cambierò questo. E quindi fate clic nei banner pubblicitari dei miei video se mi vorrete vedere cambiare molto spesso di abiti, così se magari YouTube mi dà qualche regalia pubblicitaria, io c'ho per comprarmi dei vestiti, perché sono disoccupato. Adesso vi lascio, se no questo video pesa una cifra, magari lo devo editare in 8 ore. Ho un computer vecchio del 2010 e una cinepresa ancora più vecchia, perché l'ho comprato una settimana prima del computer. Che altro dirvi? Niente, o magari adesso mi scordo delle cose, e poi so che appena edito questo video l'idea mi ritorna in mente, è bella come, vabbè, e ve la dirò. Prenderò un cellulare e mi filmerò mentre questo video si edita. Io ho preso un account in Zello, inutile dirvi che è Santenchan. Se mi vorrete chiamare, se mi vorrete chiamare, semplice. Una bella a tutti anche da parte mia. Non so chi, ma ha detto buonasera a tutti, grazie anche da parte mia. Ecco. Ok, ciao, buonasera a tutte e due. Ecco qua. Mi stanno salutando. Come vedete, io sto in Zello come Santenchan. E a mio compare Mimmo. Ci sentiamo poi, cosa mai più tardi. Allora, Paolo, gli devi dire a Riccardo. Ecco qua. Spegni il canale e lo riaccende, capito? Io sono Santenchan, mi troverete con il mio volto, con una delle foto che caricherò, che continuo a caricare. Niente, un salutone e buon divertimento. Allora, se mi volete contattare, aggiungetemi in Zello, Santenchan, e io mi comunicherò con voi, così mi potete parlare direttamente, sempre che io stia in linea. Ciao, eh? Vanno a ballare e poi al ristorante a mangiare. Vengo pure io.
Sicilia Top Gun, Top Gun. Ecco, adesso basta perché... Poi un'altra cosa. Che ho in Instagram... Due canali. Due account in Instagram. Cercate Santen Chan, vedete, no? Santen Chan e Santen Chan Casal Palocco. Beh, quindi in Instagram e in Zello cercate Santen Chan. Io appena avrò delle idee prodigiose farò un altro video. Grazie a tutti e tutti voi di seguirmi, siete così gentili e amabili. A presto, adesso dopo questo interludio, per dirvi cercatemi in Zello e in Instagram come Santen Chan, io vi devo lasciare e da presto. Ciao, forse prossimamente commenterò dei libri di Reinisch. Salve a tutti, eh? E grazie dell'appoggio.